volte su certi argomenti è meglio ritornarci. Bene, ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. È importante, importante ritornare su certi oggi discorsi. Dobbiamo ritornare su un discorso. Due video che abbiamo fatto di recente hanno avuto come oggetto lo strumento per fare gli arancini. L'unico strumento per fare gli arancini è l'arancinotto. Perché ho posto l'accento sull'unico? Perché dopo l'emissione di quei due video online ci ha contattato l'azienda produttrice di arancinotto. Arancinotto è uno strumento che serve per creare in maniera domestica appunto degli arancini. Noi nei video che avevamo girato avevamo fatto una cosa che non sapevamo essere un errore e adesso vi spieghiamo perché. Abbiamo usato un simil arancinotto, io l'ho comprato ad un mercato, ho ricevuto comunque uno scontrino fiscale, quindi io da consumatrice ero tranquilla. Da consumatrice disattenta? No, però. No, da consumatrice attenta ero tranquilla, è qui l'insidia. E allora, perché se io ricevo uno scontrino fiscale per un acquisto vuol dire che sto pagando l'IVA e vuol dire che lo Stato sta intascando delle tasse su quella geggina. Quindi è come se io avessi comprato, per esempio, invece di una moca Bialetti, una moca non Bialetti di nessuna marca, una Nanetti, costa Nanetti, una moca Nanetti, per intenderci. Tra l'altro, lo dicevo in video, il mio ha ribattuto, ho usato questo termine. Mi ha contattato invece la titolare dell'arancinotto. Carissimi due cuori una cappa, vi devo chiedere un'enorme cortesia, rettificate quel video. Noi abbiamo un brevetto registrato, arancinotto è solo il nostro, altri brand non possono farlo, tutti quelli che sono in commercio sono di contraffazione e illegali, perché appunto sono l'arancinotto è protetto appunto, potrebbe da essere, copyright. Potrebbe essere anche pericolosi paradossalmente perché non sappiamo le plastiche. Adesso non facciamo terrorismo, ma però voglio dire, non sta a noi saperlo, certamente non dovrebbero essere venduti se c'è un brevetto che protegge, almeno protegge solamente sulla carta e per le tasse che si pagano, l'arancinotto. Cosa ho fatto? Per me poco problema c'è stato da subito, perché io ho tagliato nei nostri video tutte le parti in cui citavo il farlocco e ho montato in maniera tale, tra l'altro io nel video lo chiamavo arancinotto, quindi non ho leso neanche l'azienda, ho montato in maniera tale da far uscire soltanto il vero strumento arancinotto. Oggi perché siamo qua? Non pensiate che l'azienda ci abbia pagato, assolutamente no, è una cosa per cui ci siamo offerti volontari. Però scusami, volontari. Tutto quel tabale di arancini che ci ha mandato? Non ci ha mandato nessun tabale di arancini. Allora, perché non l'avete fatto? Perché ce lo possiamo fare noi. Allora, ci siamo offerti volontari, o meglio, io mi sono offerta volontaria. Mentre parlavo, quando mi è arrivata la mail, io ci sono rimasta un po' male, perché lì per lì mi sono sentita quasi in colpa. Poi ho detto, vabbè, io non c'entro niente, figurati, lei mi sta avvisando, va benissimo, tagli i video, ho finito. Però alla fine sono rimasta un po' con l'amaro in bocca e allora ho preso il telefono e ho chiamato la responsabile appunto di Arancinotto, della ditta Arancinotto. Abbiamo parlato e mentre parlavamo io sentivo la cadenza siciliana. Ho detto, ma sei siciliana? Ma tu di Unisi! E lei mi ha detto, certo Ombretta, io sono di Palermo, insomma, Sicilia, Sicilia nostra. E poi vedete, è prodotto in Sicilia l'arancinotto, è un nostro orgoglio. No, veramente, è un made in Sicily, prodotto in Sicilia, Italia. È una cappa. Due cuori e una cappa, ecco, l'azienda si chiama, diciamo le cose, CGN Lab. Due cuori e una cappa non può assolutamente ledere a un'azienda, in assoluto, a nessuno. Poi figuriamoci a un'azienda siciliana. Noi come politica abbiamo proprio sul nostro canale, voi lo sapete, portiamo solo, io su tutti i miei canali, e Gabriele condivide la politica su qui su Due Cuori Una Cappa, parliamo solo delle cose che ci piacciono. Quando ci mandano le cialde di caffè, quelle che non ci piacciono non me, no, le facciamo vedere, vi facciamo vedere, però vi consigliamo quelle che sono buone. Stessa cosa, perché dietro ogni azienda ci sono famiglie che lavorano, posti di lavoro che oggi sono pezzi d'oro. E quindi quando ho pensato
a quei diritti calpestati, a quelle famiglie che naturalmente, piuttosto il prezzo di arancinotto è 15 euro, la casalinga comune, quando è al mercato e vede quello, automaticamente è portata a prenderlo per risparmiare. È stato il ragionamento che ho fatto io, no? Però bisogna essere coscienziosi e onesti intellettualmente. Io oggi non lo rifarei più. Chiedo ammenda per averlo fatto, ma non l'ho fatto con la consapevolezza di comprare un prodotto di contrabbando. Io, per esempio, non pensavo di comprare una Louis Vuitton falsa, assolutamente no. Pensavo di comprare in un supermercato dove c'era sia quello originale che quello di brand inferiore, quello di brand inferiore, perché mi è stato dato lo scontrino, cioè il mio modo di vedere è stato preso in inganno così. Queste cose non dovrebbero succedere, però mi sono detta, ma forse non siamo noi che dobbiamo dire questo, dovrebbe essere la Guardia di Finanza, cioè dovrebbero essere le istituzioni ad occuparsene. E poi mi sono detta, ma invece no, perché se tutti demandiamo ad altri il da farsi... Poi figurati se demandiamo allo Stato nostro! Demandiamo ad altri il da farsi, non cambieremo mai niente! Invece siamo noi che dobbiamo cambiare, noi in prima persona, facendo gli arancini! Dobbiamo cambiare! Bravo, facendo gli arancini, quelli giusti, col prodotto giusto! E io voglio che mio figlio che è qua veda che bisogna fare la cosa giusta. E allora noi ci siamo offerti liberamente di offrire uno spazio di, tra virgolette, visibilità per il nostro piccolo che possiamo fare alla CGN Lab con Arancinotto, e vi presentiamo adesso il prodotto. Posso leggere cosa? Sì. Allora, stampo professionale. Qua dietro ci sono tutte le varie caratteristiche, facile da utilizzare, utile nei grandi laboratori o ristoranti, è realizzato in plastica tossica certificata per uso alimentare. E questa è una cosa molto importante. Allora, è prodotto in Sicilia, quindi è prodotto direttamente qui. Allora, e naturalmente ci sono varie fasce di prezzo. Questo che ci ha mandato l'azienda è il Pro. Il Pro a punta, riesce a fare arancini da 190 grammi, da quello che capisco? Sì. Sì, 190 grammi. Sì, ci sono varie grammature di arancine, quindi vari prezzi. Quindi questo vi fa capire anche l'azienda ci tiene a questo prodotto. Adesso apriamo. Apriamolo. Si presenta così, come una sorta di mortaietto. Ah, lo sembra un mortaio. Così, con il pezzo che poi andrà a bucare e a tappare. Ha una bella plastica tondeggiante, guardate la forma, e fissatela bene in mente, perché questo è Arancinotto originale, sicuramente fatto con tutti i crismi del caso. Bene. E oltre ad Arancinotto, veramente ci hanno mandato una cosa di cui godremo il ricettario tutti. Di questo ne godremo insieme, perché da qui estrapoleremo una serie di ricette particolari che rifaremo sul canale alla norma, e quindi ci sono, mamma mia che buoni, anche dolci ci sono, anche per esempio ricotta e cioccolato, che fa, non ce li facciamo ricotta e cioccolato? Sì, dai. all'indiana. Ci sono anche i supplì, insomma c'è un bel po' di roba da sbirciare qua dentro e da condividere con voi in forma di ricetta. Benissimo. Quindi, tutte le info e i prezzi riguardanti il ricettario li trovate sempre nel link di riferimento qua sotto, che vi riporterà al sito di Arancinotto. Ci teniamo a precisare che non abbiamo nessuna percentuale sui link che vi abbiamo messo qua sotto, che non ci interessa pubblicizzare Arancinotto, che ci interessava... O meglio, ci interessa da siciliani e da italiani. Sì, infatti. Ci interessava semplicemente far passare il giusto messaggio su due colonna K. Rimaniamo tutti nella legalità, e quando l'illegalità è celata tra la legalità, quindi non la si distingue bene, nel momento in cui ce ne rendiamo conto, non facciamo spallucce, diciamo, beh, non è un problema che interessa a me, che se la sbrighino loro con la Camera di Commercio o con la Guardia... No, se io mi sono accorta di essere incappata in un errore, seppure in buona fede, non ci fa nulla fermarsi e dire ok, ne prendo atto e ci starò attenta la prossima volta, specie in cucina con i prodotti alimentari. State accorti! Sì. Bene, quindi state molto attenti. Vabbè. Noi ringraziamo l'azienda che ci ha mandato tutto questo popolo di roba. La CGN Lab, noi ringraziamo la CGN Lab e il mitico Arancinotto. Bene, quindi provate questi arancini, provate questo strumento, così ne farete sempre di nuovi, sempre di più. E mi raccomando, prediligiate
mangiate sempre arancinotto, perché è l'unico realmente esistente al mondo. Bene ragazzi, scusate questo video che può essere un pochettino diverso, noi non facciamo mai dei monomarca, ma ci sembrava proprio necessario. Vi posso assicurare che è stato un video di volontà e non costretti da nessuno, quindi proprio prendetelo per quello che è, un video di coscienza, ecco, proprio così. Beh, perché si può cominciare a stare meglio facendo ognuno la propria parte. Bene, ricordatevi, dopo... solo gli onesti digeriscono bene. La messa è finita, quindi andate in pace, e noi ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, ciao.